Il Milan nel finale rimonta la spalla a Ferrara e pareggia. Una partita che sembrava ormai persa alla Spal era passata in vantaggio con due bellissimi gol, il primo un po' meno, il secondo stupendo. Il Milan nel finale del secondo tempo è riuscito a riacciuffare il pareggio in extremis con un autogol abbastanza clamoroso di Vicari. Paradossalmente il Milan ha concluso il primo tempo sotto 2-0, ma è stato uno dei suoi migliori primi tempi in questa stagione, deciso da due reti, ma il Milan avrà fatto 20 tiri in porta, ha fatto tantissimo, ha creato tanto gioco ed è stato anche molto sfortunato. Prima rete abbastanza confusa, calcio d'angolo, un paio di rimpalli, poi da Bola serve per Malotti che segna, ragazzi. Comunque Donnarumma poteva farci veramente veramente poco, perché il tiro era molto ravvicinato e diciamo che in quel marasma generale era riuscito anche a piazzarla molto molto bene. Il secondo gol è una perla di Flocca, in un tiro stupendo dalla tre quarti. Donnarumma si è fatto trovare leggermente fuori, ma era normale perché nessuno si aspettava una conclusione del genere. Io Floccari lo ricordo per quel famoso rigore sbagliato nel 2010 proprio contro di noi, contro la Roma, e da lì mi nacque anche una simpatia incredibile per Giulio Sergio, tant'è vero che al mio sesto compleanno nel 2010 mi venne regalata proprio questa maglietta. Simone con il numero 27 in onore proprio di Giulio Sergio, quindi pensando un po' quanto mi sia appassionato al calcio anche per quel rigore sbagliato da parte di Floccari, che oggi diciamo si è fatto un po' perdonare, ecco, con questo gol stupendo. Nel secondo tempo il Milan riacciuffa la partita, prima con la rete di Leao, suggerimento dalla sinistra, Leao addomestica il pallone e poi la piazza sul secondo palo con il piatto, e poi anche dalla rete nel finale, o meglio dall'autorete nel finale di Vicari, un cross praticamente innocuo. Vicari batte il suo stesso portiere e fa 2-2, un pareggio che affossa la Spal. La squadra di Di Biagio poteva tornare a sperare nel miracolo salvezza se avesse vinto, non è riuscita neanche a vincere una partita che stava comunque conducendo con due reti di scarto a 10 minuti dal termine, quindi sicuramente la condizione atletica è completa. Completamente da rivedere. Il Milan è molto sfortunato, gioca, come vi ho detto, uno dei suoi migliori tempi, uno dei suoi migliori 45 minuti in tutta la stagione e uno dei migliori sicuramente in tutta la gestione Pioli di quest'anno. Quindi, ragazzi, Milan che assolutamente merita il pareggio, che forse gli va anche un po' stretto, però considerando le circostanze e considerando che all'ottantesimo era ancora sotto 2-0, penso che si possa anche chiudere un occhio. Dispiace per la Spal, perché comunque poteva tornare a riaccendere la speranza dei propri tifosi nel rimanere in Serie A un altro anno e comunque rendere più avvincente la lotta salvezza nelle ultime giornate, e invece la lotta salvezza sarà avvincente ma coinvolgerà una squadra in meno, inevitabilmente. Probabilmente, perché adesso per la spalla si fa veramente tantissimo dura. Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!